Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Two Point Hospital. Dobbiamo, insomma, iniziare a fare il primo ospedale perché abbiamo fatto solo il tutorial. Quindi continua. E vediamo che ospedale ci capita. Allora, questo è quello del tutorial che volendo uno può anche continuare per arrivare ad avere 3 stelline di reputazione. Se non sbaglio, arrivando a 3 stelline ti sblocca altri oggetti. Dovrebbe essere così. Però direi che possiamo andare qua così magari sblocchiamo altre cose. Quindi Lower Bullocks. Un secondo ospedale. Andiamo. Qualifiche staff. Benvenuto a Lower Bullocks, un'adorabile cittadina con un grosso problema. Parecchi suoi abitanti sono convinti di essere delle rockstar. C'è solo una cura possibile, la psichiatria. Solo i medici con una qualifica in psichiatria possono diagnosticare e curare i pazienti in una stanza della psichiatria. Siamo riusciti a trovarne una, ma cerca candidati con una qualifica in psichiatria e altre capacità utili. Ok, quindi qui la malattia è credere di essere Elvis. Costruisce una stanza psichiatria. Allora, io metterei intanto un attimo pausa. Così capiamo un secondo. Allora, questa mi sa che è quella che c'è, è psichiatra. Eccola qua. Perfetto. Io metterei qui una bella stanzetta psichiatria. Mettiamo qua. A posto. Ok. Va così. Allora, la poltroncina la mettiamo così, è più carina. Qua ci mettiamo il lettino, ok, poi ci mettiamo sempre le finestrelle così è meno soffocante. E già siamo arrivati al livello 2 di prestigio, ok, poi ci mettiamo lo schedario, ok, sempre un cestino, un estintore, una piantina. Abbiamo sbloccato ieri il poster della cefalea bulbo, bello. E lo mettiamo qua. Poi volendo, con 170k, non possiamo sbloccare niente. Il paravento, la lampada, cassonetto, disinfettante per mani, condizionatore, fontanella, distributore di dolci, libreria. Io quasi una libreria la sbloccherei, perché insomma in psichiatria ci sta, dai. Ok, la libreria gliela mettiamo qua. A posto. Tiè. Ok, e quindi psichiatra, tu vai qua. A posto, quindi mettiamo play così abbiamo sbloccato l'obiettivo. Nuova tecnologia. Siamo stati contattati dalla Bungle Tech, che gestisce vari ospedali di ricerca nella contea. Hanno una proposta interessante. La loro licenza psichiatrica è stata revocata a causa di un incidente con... Beh, meglio non indagare. Vogliono mandarci pazienti psichiatrici e in cambio ci permetteranno di acquistare parte della loro ultima tecnologia. Finché la nostra organizzazione non ottiene una licenza di ricerca, ci serve tutta la tecnologia che riusciamo a acquistare. Ok. Miglioriamo un po' l'ospedale mentre ci occupiamo alcuni pazienti della psichiatria. Allora, livello 3, ospedale, cura un paziente in psichiatria. Allora, idea, aspetta. Allora, un attimo, sempre pausa. Iniziamo a mettere qualche panchina qua anche. Ok. Poi qua c'è il distributore di bevande già. Ok, però di snack non c'è, mi sa. Quindi mettiamo questo qua. Mettiamo la porta di appliance, ok. Mettiamo una libreria così la gente che sta in attesa può leggere. Perfetto. Ok, adesso devo capire un attimo. Nel medico di base qua manca. C'era solo lo psichiatra e questa che pulisce. Inserviente, aggiusta e acchiappafantasmi. Questa invece sta qua. Servizio clienti, intelligenza emotiva. Ok, quindi bisogna prendere un medico per quello base. Allora, questo fa l'energia si riduce più lentamente. Questo è uno psichiatra sempre. A diagnosi aumentata. Il medico base. Ok, allora Colin ha del potenziale, si fa coraggio. Assumi e metti qua.
Perfetto. Ok, adesso mettiamo una farmacia. La farmacia la mettiamo qua. Questa tanto va bene piccolina. Ok. Finestrelle solide. Schedario qua. Cestino. Estintore. Pianta. No, ecco qua. E vabbè, mettiamo sto poster qua, se non c'è niente. Ok, e qui ci mettiamo un infermiere. E la Madonna, skilladissimo questo, però caro. Questo abita diagnosi aumentata. Ma io metterei questo, dai. Irascibile, si addormenta all'improvviso, ha inventato un nuovo tipo di stufato. Va bene, infermiere qua. Qui ci mettiamo altre due panchine. Una, due. Qua gli metterei anche qualche cestino perché sennò poi la gente mi inquina l'ospedale. Qua uno c'è, però ne metterei magari un altro qua. Ok. Ok, abbiamo fatto quindi la psichiatria, medico di base e la farmacia. Adesso facciamo la diagnosi generale. La mettiamo qua la diagnosi generale, va? Ok. Mettiamo qua così. Lettino qui. Classiche cose. Tac, tac. Ok, sempre uno schedario. Vabbè, il solito. Così. Una piantina. E il poster, che ormai è immancabile, diciamo. Ok, la stanza è fatta. Qui che ci voleva, non mi ricordo. Un infermiere, sempre. Allora, assumi. Infermiere, questa è diagnosi generale. Va bene questa. Pensa che la sua vita sia una commedia romantica. Vuole più soldi, un comico nato. Preferisce il bacon alle uova. Ok, tu vai qua e qui le panchine tanto ci stanno. E vabbè, intanto metterei play in modo che comunque un minimo iniziamo a fa soldi perché sennò è un casino. Poi dovremmo fare anche dei bagni. I bagni li possiamo fare anche qua, secondo me c'entrano. Vediamo un po'. C'è un bagnettino piccolo. Allora, uno, due, vabbè. Un lavabo. Ok. Asciugatore d'aria, un cestino, una piantina. Ok, il bagno c'è. Allora, scoperta una nuova malattia, la rapsodite. I pazienti credono di essere una delle più grandi rockstar che il mondo abbia mai visto. Oh mamma mia, mamma mia! Invieremo i pazienti per la terapia verso psichiatria. Eccoli qua. Dei piccoli Freddie Mercury. Bellissimi. Madonna, che denti. Fantastico. Vabbè, ok, il bagno c'è. Adesso dovremmo fare la stanza, quella dove si può riposare il personale. Ok, stanza dello staff. La stanza dello staff la mettiamo qua. Ok. Miscelatore di farmaci 2 sbloccato. La Bungle Tech ci ha dato accesso a una parte della sua ultima tecnologia. Un miglioramento per il miscelatore di farmaci per la farmacia. E uno per lo scanner rapido 2 per dia la diagnosi generale. Se li acquistiamo per i nostri macchinari, li renderemo più potenti. Potremo esaminare e curare più pazienti. Per migliorare il macchinario, servirà un inserviente con la qualifica meccanica. Seleziona il macchinario, scegli l'opzione di miglioramento. L'inserviente qualificato lo migliorerà nel tempo. È da provare. Scanner rapido 2 sbloccato. Allora, un attimo pausa. Che così faccio un attimo la sala dello staff.
Io metto sempre la poltroncina qua, che sta carina. Un distributore di bevande, uno di snack, un cestino qui, finestrella 1, finestrella 2, un armadietto, ok, un estintore, va, un estintore, una libreria, così possono anche un attimo svagarsi, e basta perché mi sa non c'entra altro. Ok, stanza dello staff fatta. Allora, adesso vediamo un attimo come si può migliorare questo. No. Raccogli. Allora, miscelatore di farmaci. Richiede un inserviente formato in meccanica. Questo mi sa ce l'aveva. Meccanica, perfetto. 10.000. Dai. Ok, quello è fatto. E si può migliorare anche lo scanner, dai. Intanto migliorare i macchinari la stiamo facendo. Ok, perfetto. Intanto Blaze, no, non famo soldi. Questo non dov'ha? Ah, ok, perché deve migliorare il macchinario, quindi non può lavorare. Vabbè. Allora, intanto facciamo il reparto. Il reparto facciamo così, ci mettiamo l'ingresso qua, questo così, e qua si cambiano. Poi mettiamo un letto così, e porca vacca, un letto. No, ne volevo almeno 3. Allora, così. Mi sa che devo fare un po' più grande. Aggiungiamo qua, va. Ho sbagliato. Modifica. Letto. Allora. Così. Poi questo non me lo fa prendere. Ah, ok. Allora, un letto qua, un letto là, un letto così, non me ne entra un altro. E se invece sposto questo? No, entrano comunque 3, ma so. Ma con un sacco di spazio sti letti, maledetti. E se invece metto tipo lo spogliatoio qua? Allora, vediamo. No. Non va, vabbè. 3 letti. 3 letti, qua ci mettiamo. Allora. Un armadietto qua. Uno qua. Uno qua. Poi lo schedario. Allora, fantastico, miglioramento del macchinario è stato completato. Assicuro di avere qualche stintone di intorno e tenere assicuro il nostro prezioso macchinario. E vabbè. La Bangor Tech ci è grata per il nostro supporto costante sui pazienti psichiatrici. Ci ha dato accesso a uno dei suoi macchinari, la spadellatrice. Questo gingillo tecnologico è perfetto per rimuovere utensili da cucina indesiderati. Cerca persone che ne hanno bisogno. Sì, però io volevo un attimo pausa. Pausa. Ok. Allora, intanto volevo mettere lo schedario. C'è spazio? Qua sì. Allora, lo schedario ci vuole. Un cestino ci vuole. Ok. Un estintore ci vuole. E una piantina, perché sennò la depressione. E non c'è spazio. Però possiamo mettere
Ah, non mi fa mettere qua una libreria, dai, questi poracci che fanno? Sono 115k. Potremmo mettere quasi quasi una bilancia. Banchina del caffè. Ci mettiamo una bilancia, dai, sblocchiamo la bilancia. E la mettiamo qua. Ah, quasi livello 2. Se ci metto è a livello 3. Il poster, può darsi che arriva a livello 3. Eccolo, perfetto. Ok. E qua al reparto ci vuole, se non sbaglio. Oh. Oddio. Al reparto ci vuole un infermiere, quindi assumi infermiere, terapia e diagnostica. Stella Dingle, pensa che la sua vita sia una commedia romantica. Una mente allenata, ottimista, crede che non sia nulla di serio. Vai, ottimismo ci vuole. Questo, la logorrea, malattia di cui tutti parlano di continuo. La logorrea si diffonde rapidamente senza chiome di stanza. Invieremo paziente per la terapia verso farmacia. Ok. Costruire nuovi edifici. Vabbè, lo stiamo facendo. Perché poi ci sono i lotti che si possono comprare, che sono questi qua. Ok, allora adesso. Intanto metterei qualche panchina qua comunque. Se qualcuno deve fare un attimo la fila al reparto. Ok. E poi stanze. Intanto mettiamo play perché se famo qualche soldo, perché sennò diventa complicato. Ok, quindi il reparto l'abbiamo fatto. Questo abbiamo fatto. La diagnosi generale. Stanza dello staff, bagni. Ecco, il laboratorio di svitamento. Bisogna fare questo. Lo farei qua. Così. Mettiamo qua così. Il macchinario lo mettiamo qui. No. E posso mettere anche pausa? Ok. Allora, sempre finestrelle, finestrella, finestrella. Ma fa metterla? No, una sola? Vabbè, una sola. Poi abbiamo un cestino. Qui gli estintori assolutamente tutti questi macchinari. La piantina. Sto poster della cefalea proprio tutto l'ospedale. Che si può sbloccare? Qua c'ho 95. Un armadietto. Io sbacco l'armadietto. Ok. Ah, cado di poco. Vabbè, al momento va bene così. E qui ci vuole sempre qui un medico. Ok, assumi. Medici. Questo è un bravo psichiatra. La diagnosi. Questa è brava in terapia. Questa è figa però. Costa un po', ma è figa. Pensa alla sua vita sia una commedia romantica. Oh, ma tutti pensano alla vita sia una commedia romantica. La ragazza della porta accanto. Il rascipe si fa il concime da sola. Vabbè, dai, abbiamo questa. Ok. E tanto play. Apatia ossea. I nostri medici hanno scoperto apatia ossea, affaticamento scheletrico provocato da una dieta povera di calcio. Dopo la diagnosi, il paziente deve essere immediatamente trasferito in un reparto dove deve dormire per diversi giorni mentre l'infermiera gli somministra latte e biscotti. Sarà mandato al reparto. Ok. Allora, oggetti. Qui sempre le solite panchine. Una. Non entra un'altra. E due. Perfetto. Ok, adesso bisogna fare un'altra stanza. Ah, questo vuole essere promosso. Dai, alziamo io un pochino lo stipendio. Fino a che diventa un minimo felice. Basta. Sta così. Promuovi. Ok, allora, stanza. Lo spadellatore.
spadellatore lo mettiamo qua. E la Madonna, quanto deve essere grande lo spadellatore? Faccio per 4. Ah, mi rovina tutto. Qui è un po' stretto, vabbè. Forza di cose. Ma non riesce a essere 3, no? Eh no. Deve essere per forza 4x4. Ah, quello è guarito, mamma. Va bene. Allora, la porta la mettiamo qua. Finestrella 1, finestrella 2. Spadellatrice. Allora, aspettate. Mettiamolo così, lo spadellatore. Sempre un cestino. Estintore assolutamente. La piantina. Armadietto. E il poster cefalea. Niente, la cefalea va per la maggiore proprio. Ok. E questo è fatto. E qui ci vuole, oh santo Dio, mi sbaglio sempre, un medico. Assumi. Forse abbiamo troppi medici. Siamo sicuri? Ne ho preso uno per stanza. Mi pare strano. Scusate, allora questa è la psichiatra. Perché sta in giro invece di sta Laura? Ah, Laura? Tu chi sei? Questo era quello schillatissimo. Ma Laura, volete? Infatti ne avevo preso uno per stanza. Non capisco perché stavano in giro a fa niente. Allora, assumi. Scusate, ma qua chi ci vuole? È medico. E perché questa non va là? No, sta a morire qualcuno. Ah no, cioè non è andata bene la terapia. Ma ho pure migliorato questo. Vaffanculo. Ah, però stiamo iniziando a guadagnare. Cuoio padelluto, attaccamento involontario di utensili da cucina provocato da livelli bassissimi di abilità culinarie. La padella deve essere rimossa con cautela utilizzando un enorme magnete. Verso lo spadellatore. Ma io non capisco perché questo non lavora. Non vuoi star lì? Stai qua. Ah, ok. E niente, dai, mi ci vuole il medico per qui. Per la svitatrice. Assumi. Mazza, quanto è caro questo. Giacinta, Fudge. Ah, vedi, ha fatto bene. Vabbè, Giacinta lavora con quei prezzi. Ragazza, parte accanto, ha sempre le batterie giuste. Mettiamo qua. Ok. Allora, porti all'ospedale a 6. Possiedi 2 edifici, cura 3 pazienti in spadellatore. Allora, però direi di aggiungere un altro medico di base. Perché poi iniziano a fare troppa fila. Questo va bene qua così. Ok. Mettiamo qua così, così, poi qua posso mettere più finestrelle, ok, mettiamo pure una bilancia, ci mettiamo il solito cestino, estintore, sicurezza, la piantina del medico di base ci sta. L'armadietto così davanti alla finestra e quello della cefalea mi sa in centro stavolta, eccolo qua. Ok,
Perfetto. Abbiamo scoperto Portishead, colpisce sia il corpo che la mente. Un tempo si pensava fosse provocata dall'eccessivo ascolto di musica trip hop, ma ormai si sa che la causa principale è vivere nella città costiera di Portishead. Ebbè, al reparto. Ma che è, sta molto a riposare mo'? Ma che è, raduno dello staff? Stanno a smadonnare, sa. Boh, non ho capito. Gli ossi in medio ho scoperto Pantano, una malattia della pelle davvero disgustosa, provocata da bagni sporchi. Questo rivelato con un costoso cocktail di fame, sicuramente preparato in farmacia o con la stregoneria. Boh, vabbè, ho messo un attimo a perdere. Oggetti, un'altra panca. Allora, una qua, una qua, una qua, una qua. Questo posto avrebbe bisogno di una risistemata. Basterebbe qualche pianta, una foto, forse pure un quadro. Magari pulire quel vomito. Accetta. Queste sono le sfide. Mettiamo qualche piantina. Pianta. Ah, allora una piantina la mettiamo qui. Una la mettiamo qui. Una la mettiamo. Lo sapevi? Puoi chiedere un prestito della scheda finanza. No, grazie. Spero non ci serva. Tiè, guarda quante piantine. Diventando un ospedale verdissimo. No, qua non me la fa mettere. Niente. Vabbè, ho messo fior fior di piantine, direi. Allora, il livello dell'ospedale a 6, siamo a 5. Adesso devo comprare un edificio. Direi compriamo questo. Infatti è l'8-2. Cioè, fare a bulbo. A una destra non passa inosservata. Ok. Direi compriamo l'8-2. Ah, grande. Ok, ci vuole qualche giorno. Ecco quelli con la cefalea a bulbo. Non capisco i medici che stanno a fare, onestamente. No, è morto. Il primo nostro paziente è morto. Porca vacca, poraccio. Poi si diventa fantasma, questo deve fare acchiappafantasmi. Aia. Però non sta diventando un fantasma. No, cacchio, è diventato un fantasma. Vabbè, mo questa va. Ok. Perfetto. Vabbè, però l'ospedale sta venendo carino. Al di fuori che quello è morto, mi spiace. Possiedi due di... No, e stanno a morire tutti. Santo Dio, perché muoiono tutti? Sta morendo. Ci va l'86% per... Ma posso migliorare i macchinari? No. Posso solo riparare. Forse perché ci volevano medici adatti, ma non c'erano. Resistenza. Non ci stanno. Io ne posso ancora far diventare migliore. Vita aumentate. Allora, vediamo questo. Emergenza farmacia. Allora, bisogna tenere per via. Saremo ricompensati. Vai. Pazienti in farmacia in arrivo. Perfetto. Ok, abbiamo due edifici. Cura dei pazienti con lo spadellatore. A tradita ospedaliera del 70%. Siamo al 58. Se qua metto qualche altro distributore, tipo oggetti, mettiamo questo così. Questo così. E un cestino. Se no, ci inquinano tutto. Ok, manca soltanto portare il livello dell'ospedale a 6. Abbiamo curato quelli che dovevamo curare di quelli lì. Mi sa che non posso costruire altro stanze. Purtroppo no. Quindi, cioè, è stato un po' inutile comprare sto coso, però mi diceva di farlo. Ispezione sanitaria. Cioè, Fabio era presto a farci visita. Arriverà presto.
Una buona relazione aiuterebbe la nostra reputazione. Dai. Speriamo che ci fa. Facciamo una bella. Che palle. Sta morendo. No, sta morendo uno di quelli che dovevamo curare. Ma più di così non si può migliorare. Che ce la posso fare? Non ce la posso fare niente. Che porca vacca, però. Diventano tutti fantasmi poi. Vabbè, io direi, ma andiamo un pochino avanti, veloce. Perché tanto al momento non posso costruire altro. L'ispettore sanitario sta arrivando. Sarà questo? Scusate, eccolo. Lei. Harry Jobsworth. Dai, faccio una buona pubblicità così arriviamo a livello 6, credo. Promozione dello staff. Sì, dai, tu stai a fare un buon lavoro, insomma. Quanto vi essere pagato? Promuovi. Sta scrivendo cose. Sta visitando farmacia, no, veramente sta al reparto. Profitto 9.000. Vabbè, comunque stiamo sempre guadagnando soldi. Ah, questa è andata male. La terapia. Medico di base. Livello 6. Sì, vabbè, Madonna. Ecco, sta andando via. Vediamo che dice. Questo va via? Ah, è stato guarito. Beh, una recensione, no? Ecco qua. Ben fatto, abbiamo curato abbastanza pazienti. Ciò ha aiutato la nostra reputazione e abbiamo dato una ricompensa. 4 su 5. Peccato, quello è morto. E sta lasciando l'ospedale, però, cioè, mo dovrebbe arrivare, insomma, un responso. Eccolo. Ci ha invitato la relazione della sua scientifica, sono 30 pagine, quindi non l'abbiamo letta. Ma la parte finale dice: una delle migliori strutture sanitarie della contea, dai. Diventerà una delle mete preferite dei malati. Ottimo lavoro. Una relazione incoraggiante da parte di una figura influente della sanità della contea. Quindi, mo, dovremmo arrivare al 6. Porta il livello attuale a 6. Aumenta l'ospedale espandendolo. Aumenta lo staff, assumi persone più qualificate, promuovi e forma quello già presente. Ho capito, è quello che sto a fare. Però, cioè, non so che costruire perché. Pianta. Chiama i serventi per innaffia pianta. Ah, cioè, devo pure mandare. No, è morto. Sono morti due in contemporanea, porca troia. Non so, posso costruire un altro bagno perché questo è piccolo. Vabbè, raga, costruiamo un altro bagno. Allora, vai piano. Purtroppo non mi sblocca altre stanze qua perché è soltanto il secondo quadro. Quindi direi facciamo un bagno un po' più grande. Facciamolo così. Allora, direi che possiamo fare 1, 2, 3. 4 1 2 1 2 un cestino. Boh, l'estintore forse non serve, ma non lo mettiamo. E una piantina, come al solito. A posto, bastava fare un bagno.
Gentile amministratore dell'ospedale, congratulazioni. Ministero della Salute di Two Point ha assegnato al tuo ospedale una valutazione di una stella. Come un fulmine hai irriso i tuoi detrattori colpendo una seconda volta. Vieni premiato per i tuoi sforzi rivolti ai meccanismi interni delle macchine e della mente umana, rispettivamente. Ora concentrati sul tuo nascente impero a due teste e aggiungi in una terza aprendo un nuovo ospedale a Fluttering, visto che al momento non è poi così imperiale. Quindi abbiamo sbloccato la cardiologia e la svitatrice 2. Meno male, così magari muore qualcuno in meno. Perfetto, quindi abbiamo finito in verità il secondo ospedale, nel senso possiamo comunque continuare, però possiamo anche andare avanti, quindi direi che qua le cose vanno abbastanza bene. E vediamo la mappa. Quindi il prossimo ospedale questo Fluttering. Beh, Castel del Monte qui. E ok, quindi sarebbe questo. Perfetto. Ok ragazzi, allora diciamo che per oggi è tutto. Abbiamo fatto il secondo ospedale. Poi ripeto, volendo lo possiamo anche migliorare per avere più stelline, però direi che apriamo altri così sblocchiamo altre stanze. Come al solito lasciate un commento e un mi piace e vi aspetto al prossimo episodio. Un saluto a tutti!